Proseguiamo in questa 70ª conversazione la descrizione delle danze e iniziamo con il passapied, una danza di origine bretone. La stessa denominazione, il passaggio di un piede sopra l'altro, la colloca fra le antiche danze di corte, di ritmo ternario e con anacrusi iniziale, era di andamento vivace, con caratteristiche di leggerezza e di leggiadria. Parliamo ora della pavana. L'origine di tale danza, spagnola o padovana, è controversa. Dallo spagnolo pava, ossia pavone, e quindi danza del pavone, o dalla forma dialettale pava, ossia Padova, e quindi danza alla maniera padovana. Era abbinata alla gagliarda, ma gli esempi più antichi risalgono agli inizi del Cinquecento italiano. Si diffuse rapidamente in tutta Europa, collocandosi stabilmente nelle suite tedesche del XVII secolo. Il ritmo binario di carattere grave e solenne le valsero, fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, l'attenzione di compositori francesi come Camille Saint-Saëns, Pavane de la Belle au Bois Dormant, Gabriel Fauré, Pavane opera 50, e Maurice Ravel, Pavane pour un enfant de Fünf. Mostriamo ed ascoltiamo appunto la parte iniziale della celeberrima Pavana raveliana nella versione pianistica. Di seguito la Polonaise, che non è da considerarsi propriamente una danza, in quanto inserita sporadicamente nelle suite fra i brani intermedi. Pur in tempo ternario, per il suo carattere solenne e maestoso, con andamento moderato, si avvicina maggiormente alla marcia, anche perché è caratterizzata da un ritmo ben marcato e scandito, croma, due semicrome e quattro crome. L'origine è naturalmente polacca, come la sua denominazione più corrente, quindi polacca oppure polonese, e si fa risalire alle cerimonie per l'incoronazione di Enrico III d'Angiò a Cracovia nel 1574. La sua fortuna continuò dopo il Settecento per tutto il periodo romantico. Le polacche più celebri si trovano soprattutto nella produzione pianistica di Chopin. Riproduciamo appunto la parte iniziale della polacca in La bemolle maggiore, opera 53, un capolavoro chopiniano.
Parliamo ora del Rigodon, la derivazione del termine è abbastanza controversa, anche se l'origine forse andrebbe ricercata nella Francia meridionale. In effetti, secondo Jean-Jacques Rousseau, deriverebbe da un tale Rigaud, considerando il suo inventore. Secondo Cursacchi, invece, sarebbe ricollegabile all'espressione lessicale italiana rigolone, ossia rigodone, da cui il diminutivo rigoletto, che indicherebbe una danza in circolo. La danza, nata comunque come ballo di corte, venne inserita nelle suite strumentali francesi, ma anche inglesi, del XVII e XVIII secolo, da Lully fino a Rameau. Era caratterizzata dal ritmo binario e dall'andamento vivace. Ci occupiamo ora della ciaccona, che come danza è di origine spagnola o forse messicana, ma si diffuse in Europa nel XVII e nel XVIII secolo, modificando l'andamento e il carattere da vivace a grave e austero in tempo ternario, con una caratteristica formula ritmica costituita da una seminima, una seminima puntata e una croma, e inserendosi nelle suite spesso come brano conclusivo. La sua struttura, tuttavia, è del tutto particolare, poiché si basa essenzialmente su un basso ostinato, anche libero, dal quale si generano una serie di variazioni. Proponiamo la parte espositiva della celebre ciaccona di Bach, dalla partita numero 2 in re minore per violino, ma nella trascrizione pianistica di Busoni. La passacaglia, infine, è simile alla ciaccona con la quale condivide l'origine spagnola, il ritmo, l'andamento e la forma di variazione su basso ostinato. Entrambe, tuttavia, dopo i fasti barocchi, e soprattutto in Bach e in Handel, ma anche come brani a sé stanti, e la naturale crisi nel periodo romantico, vennero riprese da molti compositori del Novecento storico: Reger, Busoni, Satie, Ravel, Schoenberg, Webern, Berg e Britten. Tuttavia, ci sembra logico esporre parte della nota passacaglia di Handel tratta dalla suite in sol minore.
Nella prossima conversazione termineremo la lunga e variegata narrazione sulle danze.